Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile. Il primo episodio della serie è andato online da pochissimo, quindi ancora non ho letto molti commenti, ma quelli che ho letto mi hanno dato anche un po' un'idea per quello che voglio fare in questo momento. Ci ho pensato, dopo la tragedia che è successa nello scorso episodio contro il falso idolo, e stavo pensando a fare un paio di cose. Il primo dei commenti che ho letto è stato una richiesta di far vedere il glitch per la duplicazione degli oggetti. Potremmo farlo proprio adesso, perché stavo pensando che mi conviene farmare erbe, ma non volevo farlo off-screen perché volevo che ci fosse tutto quanto nella run e soprattutto poi non volevo farmare erbe perché, a parte il fatto che ci avrei messo tantissimo tempo, ma soprattutto avrei fatto anche anime nel processo, cosa che volevo evitare. Quindi adesso faremo proprio questo. Utilizzeremo il glitch per sdoppiare questa erba calante. Ho scelto un'erba che non è troppo potente, così anche se ne abbiamo tante, non fa niente. E vi illustrerò quali sono i passi necessari per far andare tutto quanto come si deve. Questi due signori sono fondamentali per la riuscita del nostro piano. E avremo bisogno di un oggetto. Questo via, che è il marchio del Nexus. In alternativa avremmo potuto avere il miracolo, evadi. Evacua, non evadi. Ma non ce l'abbiamo, quindi va bene il marchio del Nexus. Dobbiamo restare con un solo numero della cosa che vogliamo moltiplicare, quindi in questo caso l'erba calante. Funziona anche con le pietre, e con le anime dei boss. Adesso lo faremo con questa erba e spero di non doverlo più ripetere per nessun genere di equipaggiamento in futuro. Allora, innanzitutto deposito queste perché non mi servono. Dopodiché, i passi non sono molto complicati. Bisogna parlare con il simpaticone qui e avere abbastanza anime da poter eventualmente comprare un'erba crescente. Quindi 150 anime sono necessarie. Dopodiché, premiamo X e non facciamo niente. Dobbiamo camminare lentamente verso Thomas, fino a che il dialogo non si chiude da solo. Visto? E non ci ha parlato il fabbro. Se il fabbro ci parla, ci dice che stiamo facendo, dobbiamo tornare indietro e ricominciare. Fatto questo, premiamo il marchio del Nexus con quadrato. E fatto questo, premiamo il tasto Start. La finestra di dialogo scompare. A questo punto parliamo con Thomas e depositiamo l'oggetto che vogliamo moltiplicare. In questo caso, quella singola erba calante. È importante che sia unica. Non dobbiamo averne altre né addosso né depositate. Quando cerco di depositarla, vengo teletrasportato fuori. Facendo così, ritorno al Nexus. Dal Nexus, visto che ho usato il marchio del Nexus, ho perso tutte quante le mie anime, quindi non posso farlo di nuovo perché mi mancano le 150 che mi servirebbero come si dice, per comprare l'erba. Nell'inventario vedete che ho un'erba, ne ho due, quindi già una in più di quanto non ne avessi prima. E soprattutto, la cosa importante è che adesso lui ne ha tante, ne ha davvero tante. E ripeto, questa cosa si può fare con qualsiasi tipo di erba, di consumabile, di anima, di boss e di materiale d'upgrade. È una cosa molto molto potente, se non state attenti e non la usate in maniera responsabile, vi rovina la run, perché sì. Quindi noi per il momento ci prenderemo, no, non 97, no, ne prenderemo una trentina, è più che sufficiente. E le terremo di scorta per quando ci serviranno. Diciamo che non è esattamente grandiosa la cosa che ho fatto, ma bilanciamo l'assenza di Estus in questo gioco, visto che le nostre cure sono solo queste e non possiamo ripristinarle sedendoci a un falò o niente del genere. Quindi adesso abbiamo una scorta di erbe che possiamo po passare a prenderci quando ci serve. Le equipaggiamo anche perché altrimenti che ce l'abbiamo a fare? Erba piena. Non ci serve più la trementina per potenziare il danno. Fatto questo, potremmo benissimo andare da qualche altra parte, ma io ancora ci tengo a riprendermi le mie anime. Dopodiché, un altro commento che avevo letto, wow, ho sbagliato, è il suggerimento, al solito, di fare una run da tank. Maledizione questa run da tank. Ci penso, mentre carichiamo l'ingresso a questo posto. Allora, la strada la sono a memoria, non c'è bisogno di concentrarmi, quindi posso parlare nel frattempo.
Dirò solamente che cercherò di fare un solo tentativo per questo boss perché mi sono davvero rotto. E dovremmo essere in condizioni leggermente migliori adesso per poterla finalmente battere. Levati dalle scatole. La Randa Tank. Allora, in sostanza, quello che distingue un tank da un qualsiasi altro tipo di build melee è la presenza di una cosa che a me non piace per niente nei Souls, ma in generale, che è lo scudo grande, perché senza lo scudo grande non c'è praticamente differenza da una qualsiasi build melee e un tank. In questo gioco avete visto quanto mi sto divertendo a fare parry, perché è così diverso, è così naturale fare parry, che lo faccio senza neanche pensarci. Avere a disposizione uno scudo grande, per uno come me che schiva di continuo, e che soprattutto ha bisogno di fare parry. Sì, lo posso provare, ma non mi divertirei molto a farlo, sinceramente. Visto che questa è una run rilassata, in cui posso fare quello che mi va, non è da escludere la possibilità di fare una sezione particolare con lo scudo grande, tanta vita e un'arma gigante, perché no? Non so se lo voglio fare adesso. Sicuramente, per esempio, contro questo boss che stiamo andando a visitare in questo momento, non ci servirebbe assolutamente a niente avere una build del genere, perché la sua magia non possiamo bloccarla. Quello che invece mi servirebbe di un tank è la vitalità. Quello assolutamente sì. Ma penso che non esista al mondo una build a cui non serve la vita. Se il simpaticone si fa beccare. Ovviamente ci sono le sedie qui. Proprio adesso, eh. Non ci tengo neanche tanto a sconfiggerlo, voglio solamente superarlo. Vediamo come se la cava con la magia. Oh, è forte questo incantesimo. Ottimo. Ho fatto bene a tornare indietro da Freak. Adesso che so questo, mi sento un po' più sicuro per il boss. Di queste ne ho a sufficienza, posso tenerle equipaggiate. Altri nemici sulla strada non ce ne sono, quindi va tutto bene. Anche l'incantamento dell'arma dovrebbe essere abbastanza forte. Una cosa che avrei potuto fare forse sarebbe stata potenziare l'arma, ma non ci ho pensato. E sicuramente avrei dovuto farlo prima di usare tutte quante le mie anime, non è di qui, per sdoppiare le erbe. Adesso, se avete visto, Thomas dice di averne mille e qualcosa, ma non so se effettivamente sia quello il numero. Io mi ricordo che a un certo punto calano drasticamente, diventano 99. Quindi vedremo. Perché sicuramente andremo a prelevare abbastanza spesso da lui. Ripeto, l'ho fatto esclusivamente per una questione di velocizzazione della run. Perché altrimenti ci avremmo preso un sacco di tempo a farmare quella roba, non ne valeva la pena. Quantomeno siamo tornati al boss. È stato, ripeto, davvero geniale da parte loro architettare questi livelli in questa maniera, perché volendo è semplice aprirsi uno shortcut dopo aver fatto il livello e tornare dal boss. Come in questo caso. Stavolta cerchiamo di farlo in maniera saggia e uccidere prima un po' di tipi, distruggere le sedie, così non c'è nessun ostacolo tra me e il boss, a parte le colonne, visto che una volta sono stato ucciso da una colonna. Questo non ci interessa di nuovo. Sa qual è la differenza effettiva di danno che faccio con l'incantamento? Dovrei provarlo, ma non voglio consumare i miei MP prima che sia necessario. Loto nobile. Non so neanche quanto devo avvicinarmi prima che il boss decida di infervorarsi e cominciare ad attaccare. O meglio, a sdoppiarsi, perché quella è la cosa difficile. So che fin qui ci posso arrivare, quelle sono mie. Ah, mannaggia, non è vero, non ci posso arrivare. Ok, si va. Oh, è partita col botto stavolta. Tutto questo non comincia bene.
Allora. Sei tu? Ho rivisto, ovviamente, quello che era successo la scorsa volta e ho capito dove avevo sbagliato a un certo punto. Ho pensato che... No, non lo farai. Le trappole si rendessero visibili tutte quante insieme a un certo punto. E invece non è così. Semplicemente si illuminano quando ci passa uno dei nemici sopra. Quindi averli uccisi in questo mi sarà poco d'aiuto. Ti ho vista? Ma c'è una panchina. Non ho distrutto tutte le sedie. Infatti. Se avessi distrutto queste sedie non sarei passato di qui. Maledizione. Perché ho detto di voler fare le cose come si deve, ma non le ho fatte? Devo anche provare con la magia. Per una volta. Magari se la colpisco con la magia, le altre smettono di attaccare. Devo trovare soprattutto un posto sicuro per buffare l'arma di nuovo. È lei. Vediamo la magia, dai. Ottimo. Ok. Ora mi sento un po' più sicuro. Sicuro non è lei. Infatti. Qui mi sento protetto, posso buffarmi. Deve essere sicuramente in fondo, eccola lì. Spero di poter passare qui in mezzo. No, ho fatto un errore gravissimo. È esclusivamente colpa mia. Sapevo che c'era una trappola di mezzo da qualche parte. Ho pregato le divinità sumere e non mi hanno ascoltato. Torno dal boss. Stavolta lo sconfiggiamo perché basta. Basta davvero. Ora, lasciamo perdere i nemici che sono assolutamente innocui. Concentriamoci su queste maledette sedie. Adesso comincio a capire. Frexen. Addio, tutte quante. Perché non l'ho fatto anche prima? Ah, mi danno anche una mano. Grazie. Ok, già questo è molto molto meglio. Che mi dai? Loto. Dopodiché, quella è roba mia. Muori. Cerchiamo di usarla meglio, la magia. Ok? Altrimenti ce l'abbiamo per nulla. Uno, due, R2. Un altro? No, troppo lento. Ti prego, dimmi che sei tu. Va bene. Un'altra volta? No. Magari la becco? No. È quella in fondo. Ok. Questa qui sono sicuro di poterla colpire, l'ho fatto tante volte. Ma è quella sbagliata? Quindi lì in fondo c'era una trappola proprio qua davanti. Ok. So anche dov'è, ma ci vado a finire sopra lo stesso. Lì c'erano le sedie, quindi è qua. Ok. Oh, presa. Dimmi che è buona. Dimmi che è lei. Forse no, mi sa che l'ho visto dall'altro lato. No, è proprio questa qui. Dai, un altro colpo. Ok, va tutto relativamente bene. Ora, trovala. È in fondo? Sicuro non sono queste due qui davanti? Eccola lì. Quella è un posto da raggiungere con la magia. Se punta quella giusta. Più di due non posso. Aia. Quella lì? Sì. Maledizione. Forse il terzo riesco a darlo? Ok. Basta con questo boss. Sto barando, ma non voglio saperne davvero più niente. Magari è lei.
Perché non ho rotolato in tempo? Quante sono? Aia. Forse l'ho visto. Facciamo così, eccola qui. Puntala, per favore. Mori. Basta, addio. Ce l'abbiamo fatta. Ho barato, ma ce l'ho fatta. Va tutto bene così. Ho 10.000 anime, mi sento felice. Ho preso quell'arma. Sì, unghia dell'infante. Va tutto bene. Ora posso dedicarmi a massacrare tutti quelli che sono rimasti. No, non ne vale neanche la pena, a dire il vero. Però sono contento, quindi posso farlo. Altro da prendere in questa stanza non ci dovrebbe essere. Sono già venuto abbastanza volte a prendere tutto quello che c'era. Quindi possiamo andare alla prossima sezione, che non faremo ovviamente adesso. Questo filmato lo conosciamo abbastanza bene. O meglio, chi ha giocato a Dark Souls sicuramente vedrà qualcosa di familiare. Cioè i tizi che mi vengono a prelevare e mi portano da qualche parte. Purtroppo stavolta non è a Norlond, ma qualcosa di molto molto più oscuro e terrificante. E proprio per questo motivo ci verremo tra molto tempo. Non mi ricordo niente di particolarmente interessante per i miei progetti in questo livello, quindi posso tranquillamente tralasciarlo e tornare più avanti. Non mi aspettavo che le magie fossero così potenti, ma succede. In questo gioco era bilanciato bene comunque, rispetto all'attuale Dark Souls 2, in cui gli incantesimi fanno meno danno delle armi, con meno utilizzi. È un po'... bah, non lo so. È difficile adesso giocare con una build da caster. Ma pensiamo ai problemi di questo gioco, anziché a quelli degli altri. Qui è buono usare la magia, assolutamente. Anima del demone bambola, che penso che useremo. Adesso, al Nexus. Ok, non ricordo quali anime danno quali armi oppure quali incantesimi, perché la cosa migliore da fare sarebbe, come vi ho fatto vedere prima, sdoppiare l'anima dei boss e utilizzarla per tutte quante le cose fattibili, ovviamente. Non credo di volerlo fare. Poi magari mi direte voi se vale la pena di farlo oppure se non devo, perché è barare. Per il momento però so che questa anima della demone bambola è utile per imparare questo incantesimo, che mi ricordo essere abbastanza buono, perché penetra i nemici, quindi posso usarlo in mezzo alle folle per colpire tutti quanti insieme. E lo faremo. Compra. E memorizza al posto del lanciafiamme. Ok. Adesso ci sono tante porte che si aprono di fronte a noi, praticamente a tutte quelle che avevo elencato prima. C'è Stonefang, che sarebbe forse la meta ideale, perché il fabbro ci serve. Dopodiché la cripta delle tempeste, che non è male per fare un bel po' di anime. E la valle della corruzione, per trovare un po' di oggetti legati alla fede, che per il momento abbiamo ancora a bassa. Dov'è la signorina? La Maiden in Black. Ogni tanto me la perdo, questa giovane ragazza. Non è qui sotto. Non è seduta sulle scale. Dov'è? Ok, trovata. Bello che si veste di nero per non farsi vedere. Allora, se vogliamo fare il tank, dovremmo alzare un po' di questa, perché altrimenti che tank siamo? Intelligenza, magia, fede, tanti dilemmi. Vorrei alzare tutto, ma in questo gioco le anime scarseggeranno subito. Portiamo vita a 15 e lasciamocela per un bel po'. Per un bel po', resterà così. Resistenza per ora sto a posto come peso trasportabile, non mi interessa più di tanto. L'energia mi serve sì, ma fino a un certo punto. Penso di poter fare al massimo altri 2 punti. E potrei pensare di portare quest'arma a una mano sola. Perché no? Per ora sto a posto così. Possiamo muoverci verso Stonefang, penso. È la meta migliore, probabilmente.
and trade with your soul. Posso potenziare qualcosa? Pugnale, ma non mi serve potenziarlo. Spada lunga, no. Per questo non abbiamo abbastanza materiali. Scimitarra. E il frangimaglia. Non posso potenziare, ovviamente, lo stocco che ho, perché questo fabbro è un incapace e non può potenziare le armi che non conosce come potenziamenti. Quindi devo per forza farlo dall'altro. Ecco perché mi serve adesso andare dall'altro fabbro. Si chiama Ed, giusto? Sì. Lui è Baldwin, l'altro è Ed. Posso depositare un po' di roba? E mi conviene farlo. Cioè, questa non mi serve. Questo non mi serve. La balestra sicuramente no. E va bene così. Addio. 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 Ora va molto meglio senza l'armatura scanalata, che pesava tantissimo. È la maschera dell'assassino, quando avrò abbastanza punti magia. Ma forse anche adesso, dai. Meglio. A Stonefanger. Ok, come quasi sempre in Demon's Souls, l'area che dovremo affrontare mi preoccupa molto di più del boss che incontreremo alla fine. Riesco a prenderla? Resistentissima alla magia. Così? Vai. Presa. Ancora viva. Perfetto. Pietra dura. 8, addirittura. Abbiamo potenziato la spada. Appena arriviamo dal fabbro. Lui invece cosa vende? Acquista. Ah, sempre pietra dura. E aguzza. E il piccone lo troveremo tra pochissimo, quindi sarebbe sprecato comprarlo. Ah, abbiamo consumato un bel po' di magia con solo 2 attacchi. Non ricordo se si trova sempre all'Atria l'anello fragrante che ripristina gli MP. Ci parte sicuramente il nobile, questo me lo ricordo. Ma non so poi dove si trova. Questa è roba che ci interessa, dal nome molto ambiguo. La sostanza bianchiccia. Qui c'era altro? No. Perfetto. C'è l'ascensore per prendere la ascia da battaglia contundente. Le armi contundenti sono una cosa bella in questo gioco. Potenziano lo scaling forza e annullano quello destrezza. Quindi su armi che potrebbero essere quality, come la spada bastarda che abbiamo adesso, potremmo decidere di eliminare tutto lo scaling destrezza e tenere solo quello da forza. Lui mi preoccupa poco, anche se ha un sacco di vita. E quando fa gli incantesimi è praticamente invulnerabile. E io ho fatto una stronzata e me ne sono appena accorto. Sono ancora vivo. Mannaggia. Mi sarei dovuto suicidare alla fine del livello prima. Ok. Sto sbagliando tutto quanto nella mia vita. Come te la cavi con la magia? Vai. Molto male. Loro sono una cosa bellissima di questo gioco. Sono molto resistenti al danno fisico, ad eccezione del danno da affondo. Quindi per questo ho le mie armi secondarie che mi faranno molto molto comodo. Guardate un po'. Dovreste già saperlo, ma 14 41. Molto molto meglio. No. Muori. Forse lascio la battaglia persino più forte della nostra spada bastarda, visto che non è potenziata. C'è da controllare. 122 contro 109. Per ora va bene. Lo stocco invece, preferisco tenerlo. O forse 63 contro 93. Ah, non posso usarlo. Mi manca intelligenza, penso. 14, ok. Mi sarebbe piaciuto utilizzarlo in modo tale da poter ripristinare in qualche modo i miei PM. Purtroppo non posso. O forse sì. È da controllare questa cosa. Facciamo un po' di esperimenti. Non posso usarlo efficacemente, quindi farò pochissimo danno.
Ma forse posso comunque ottenere l'effetto. In Dark Souls 2, ad esempio, funzionerebbe. Vediamo un po'. Qui ci sono delle cavie su cui possiamo testare. Funziona. Quindi va benissimo. È tutto quello che mi serviva sapere. Non ripristina comunque molto. Ah, il fatto di fare così poco danno perché non possiamo utilizzarla, in un certo senso ci torna utile, perché dobbiamo colpirli più volte così. Dovremmo fare un po' di manipolamento del menu, ma non è una grande difficoltà. Non sarebbe male avere anche un'arma che ci fa recuperare salute quando colpiamo. E quelli con gli occhi gialli sono quelli armati e ostili. Ovviamente. Qui c'è una cosa brutta. Quindi ci armiamo subito. Quel cumulo di detriti lì sarà adesso rotto da un gruppo ferocissimo di cani che in questo gioco sono terribili. Sono il nemico più forte del gioco. Voilà. Oh, no. Muori. Abbiamo l'anello. Usiamolo. Perfetto. La percentuale di vita che dobbiamo avere dovrebbe essere del 30%, che non è male. E il danno ovviamente viene alzato di tantissimo. Quindi per ora va bene così. Adesso si arrabbieranno tutti quanti. Ma non mi dovrebbero fare tanto male. Sono più preoccupato dell'ufficiale lì dentro. Se lui mi prende con una magia da lontano sono morto. Qui c'è il tizio col sacco che ci farà cadere un sacco di materiali da potenziamento quando sarà morto. Chi è stato? Quello lì sopra. Cioè, certo, ovvio. Come si è aggrato? Immagino che queste siano le cose che accadono quando non si equipaggia l'anello del ladro. Non avevo mai fatto il gioco così. E adesso ho spostato Stonefang verso il nero puro. O meglio, verso il nero. Il puro. Dovremmo morirci un bel po' di volte prima che accada. E non sono contento di questa cosa. Per niente. Perché è una brutta bestia adesso. Spostare Stonefang verso il nero non mi piace per niente. Perché contavo di prendere lo spaccaossa. Che si raggiunge invece col bianco puro. Ed è molto molto più difficile far andare il mondo in bianco. E non in nero. Essere morto una volta qui dentro sarà drastico. Probabilmente mi distruggerà tutti i piani. Perché non potrò più prendere quell'arma. C'è un unico modo per evitare che questo mondo non diventi nero. E cioè finirlo tutto quanto senza mai tornare al Nexus. È fattibile in questo momento. Potrei riuscirci se non fosse per un piccolo, piccolo, piccolo dettaglio che si chiama fiammeggiante. Lui sicuramente non posso batterlo in questo momento. Non ho i materiali, cioè non ho armi abbastanza potenti per farlo. Non ho abbastanza vita per resistere ai suoi colpi. Sono praticamente un morto che cammina. Se entro in quella nebbia, voi dovete morire. Ne ho preso uno solo. Maledizione. Non ho l'arma giusta. Quanti erano? Sicuramente più di tre. Ci sarà qualcuno che è rimasto indietro. E la cosa non mi piace. Bene, visto che si fanno tutti quanti i fatti loro, io prima elimino la minaccia grossa. E tu vai a quel paese. Quello lì sopra. Pensiamo a lui. Quegli altri nemici diventano ostili solamente quando comincio ad attaccarli io. Visto che stavolta li ho lasciati in pace, non mi dicono niente. Ok. Sì, ridi, ridi. Pietra chiara, pietra dura e aguzza. Ed erba piena. Sono davvero irritato per quello che ho fatto poco fa. Non avrei mai dovuto continuare a giocare quando mi sono accorto che ero in forma umana. È stato un errore davvero da principiante e stupido. Però oramai quello che è fatto. Me lo ricordavo da quest'altro lato. Errore mio. Troppo presto.
Dai. Troppo presto, di nuovo. Questa volta no. Sta andando tutto quanto male. Ed è esclusivamente colpa mia. Muori. Ancora. Basta. Ora. Ho altra gente che mi segue. Ma guarda tu. Vai via. Tre anime. Tre. Maledizione. Ah, ce ne sono due, perfetto. Stavo scherzando, non volevo fare perdere a nessuno io. Ciao. Ora, riparliamone. Ce la farò, prima o poi ce la farò. Giuro, l'ho fatto in passato. Ale. Ovviamente, essendo deboli al danno da fondo, i backstab e i critici in generale non fanno eccezione. Qui non c'è niente. Il piccone è dall'altro lato. E erba crescente. Sicuramente ci servirà tantissimo. Ed ecco il piccone. Che dovrebbe essere leggermente meglio di questo stocco. È davvero un peccato che tutte le armi abbiano lo stesso moveset in questo gioco. Non c'è differenza tra questo piccone e l'ascia. Sono esattamente la stessa cosa. Forse anche a due mani. Sì, esattamente la stessa identica cosa. Ah, terribile. Ma poi hanno sistemato tutto in Dark Souls. Solo per mandare tutto a puttane in Dark Souls 2. Sì, sì, non mi sono dimenticato di te. Dammi un secondo, ora arrivo. Prima apro il percorso. Giusto perché mi piace fare le cose in ordine. Sì, sì, ridi, ridi. Come si apriva? Ah già, c'era leva sotto. Quindi sì, vengo da te. Dammi un secondo. Per raggiungerlo bisogna camminare sul bordo. Perché mi ricordo che questo coso cade. Devo camminare qui. È impazzito. Tutto questo è sbagliato. Io mi ribello. Non è giusto. Bene, devo tornare su. È l'unico modo. Eppure mi ricordo. Ah, ecco dove sto sbagliando. La leva forse è dall'altro lato. Oh no, non me lo ricordo. Io sono andato a sinistra, forse di qua. Esattamente. Ti ucciderò, sappilo. Sì, è leggermente meglio dello stock. Un po' più lento però. Non ricordo se ho ucciso il tizio col sacco che stava sotto. Dovrei averlo fatto. Mi piace un sacco questa combo. Allora, è rimasto solamente lui. E un paio di nemici semplici dall'altro lato. Ovviamente con questo riposto abbiamo fatto molto meno che con quello dello stocco, perché ha un modificatore critico più basso. Ma per questa operazione. Ehi, che vuoi tu? Muori. Dice il tizio antipatico. E qui materiali. Solo 123. Wow. Non ho neanche visto cosa ho preso. Qualcuno ancora vivo? Tutti. Ah, questo aveva pure un sacco. Perfetto. E tu muori. Ora, eccola lì. In questo gioco ci sono dei fantasmi, anche se sono offline, per fare vedere le cose che potrebbero passare inosservate in mezzo a tutto quanto questo roba. Qui esiste dell'arredamento nei posti, contrariamente almeno a Dark Souls 2. Qui ci sono stanze piene di nulla. Ok, penso di potermi buttare giù e rifare per la terza volta quella strada. Lasceremo stare il ciccione perché evidentemente vuole restare a lanciare palle di fuoco per sempre. Possiamo andare avanti. E per questo episodio non penso che arriveremo fino alla fine. Mi basta come soddisfazione personale arrivare all'alfabbro, aprire lo shortcut e così la prossima volta potremo riprendere direttamente da lì. Cercherò, giuro che ci provo, di finire il livello, cioè tutto quanto il mondo,
fino al drago. No, non si chiama drago antico. Il dio drago, ecco chi. Ci provo. Morirò decine di migliaia di volte contro il fiammeggiante. Ma ci tengo a fare questo mondo tutto in una volta, a questo punto. Wei, tu chi sei? A questo punto io ritengo una buona idea equipaggiare questa al posto del piccone, perché fa comunque danni da fondo, ma posso stare lontano da queste che saltano. Oddio, sono già 14 erbe calanti. Questo gioco è brutale, quello che riguarda il consumo dei curativi. Erba crescente. Allora, qui c'è altra roba. No. Possiamo salire. È di qua. Non mi ricordo se ho appena raccolto pietra sciolta o cote di Ed, che mi ricordo che erano entrambe nelle vicinanze. Non è importante. In entrambi i casi sono cose che non dovremmo quasi mai utilizzare. Quella mi interessa. Un po'. Non è fondamentale, ma mi interessa. Ehi, io sono un mago. Anche. Facciamo le cose come si deve. Purtroppo penso che se droppano qualcosa me lo perdo così. Ma meglio perdere il drop che perdere la vita, giusto? Quelle lì sotto non dovrebbero salire. Spero. Pietra drago è quella che ci consente di fare un'arma infuocata, perdendo però tutto quanto lo scaling. Che non è male, se dovessimo avere delle armi per cui le nostre statistiche non sono sufficienti. O che comunque non beneficiano molto dello scaling che abbiamo. Sto pensando a qualcosina. Voilà. Non me lo ricordavo questo secondo colpo. Bello. Qui ci andremo la prossima volta. Per ora la nostra destinazione è quest'altro luogo. Quelli col martello, se non sbaglio, hanno la possibilità di droppare un'arma che ho usato molto nella mia prima run. Questa! L'ho farmata per una vita nella prima run. E invece adesso il primo nemico che uccido mi danno il martello Mirta. È una delle armi più conosciute del gioco, soprattutto per la scena PvP. Era chiamato il Noob Stick perché era molto facile vincere con quell'arma. Essenzialmente per due motivi. Le alabarde, messe a due mani, hanno un moveset molto veloce. E non essendoci equilibrio in questo gioco, era facilissimo spammare fino a che il nemico non moriva. Faccio vedere. Non gli farò nessun tipo di danno perché quest'arma non fa danno da fondo, ma danno da colpo. È essenzialmente questo che distingue questo martello dagli altri, dalle altre alabarde. Questa fa danno da colpo e quindi è molto più forte contro la maggior parte dei nemici, non loro, ovviamente. Tanta pietra dura ancora e aguzza. Quest'arma non voglio usarla, perché no? Quindi, ascia contundente. Andiamo dal nostro caro amico Fabbro, attiviamo l'ascensore e per stavolta è tutto. Un episodio più breve, ma come avrei voluto che fossero anche gli altri. Ok. Vai. Piccola tappa, questa era una pietra chiara. Sì. Pietra chiara dovrebbe essere quella che ci consente di fare le armi di qualità. Le famose armi quality, che è una terminologia che poi è rimasta per tutti quanti i Souls, per indicare un'arma che scala bene sia la forza che la destrezza. Deriva tutto quanto da questo gioco. Ed è infatti un tipo di upgrade che livella allo stesso piano lo scaling da forza e da destrezza. Indovinate un po'. E lui è il signor Fabbro che vedremo tante 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 volte. Spada bastarda, posso pensare di potenziarla effettivamente. Ho pietra grigia? No. Piccone, no. Ho lasciato l'artiglio che volevo potenziare. Mannaggia. Perché, se non sbaglio, potenziare gli artigli mi consente poi più avanti di realizzare un'arma di boss che volevo provare. Quindi, per ora potenzieremo la spada bastarda. Non è un'arma che conto di utilizzare per molto tempo, ma adesso ho 28 pietre dure. Sembrano tantissime, ma in questo gioco spariranno molto in fretta. Facciamo più 3 e poi basta. Guarda, ce ne servono 8 per fare questo passaggio.
e continueranno a salire via via che la potenziamo. Arrivata a più 3, posso scegliere diversi sentieri di potenziamento. Quello di qualità, contundente, del drago, è normale. Se continuo a potenziarla su quella normale, più avanti dovrò creare altri upgrade possibili. E forse, vediamo un po' come migliora. 109 abbassa il danno fisico di tanto, e lo scaling peggiora praticamente. Quindi non vale la pena adesso di fare un'arma di qualità. Abbiamo 18 e 16 di forza e destrezza, non ne vale la pena. Lo scaling passa da DE a DD, quindi davvero non ne vale la pena. Teniamocela così com'è. Rispetto all'ascia adesso dovrebbe essere abbastanza meglio. 150 contro 122. Ci sto. Andiamo verso la nebbia, che attraverseremo la prossima volta. Direi che è stato abbastanza soddisfacente come episodio. Un po' mi dispiace farli un po' più brevi, perché io personalmente preferisco giocare di più e immedesimarmi di più in quello che sto facendo, senza pensare che sto anche realizzando un video nel frattempo. Ma si deve fare quello che si deve fare. Quando gioco da solo, gioco in una certa maniera, è praticamente impossibile fare la stessa cosa quando si è da soli. Quando si è, scusatemi, in compagnia per YouTube. Quindi, per ora vi saluto. Ciao a tutti, ragazzi.